Allora, ne sforniamo un altro al volo. Lui si chiama Giovanni Angelo. Vabbè, uscirà il nome, non è importante, ragazzi. Vediamo. Giovanni Angelo Ciante. Ok. È un businessman lui, ma possiamo, facciamolo dire a lui piuttosto. Vediamo. Lavoro. Attenzione, lo facciamo ripartire perché devo controllare l'audio se viene. If it's coming through. Mi chiamo Giovanni Cianti, lavoro nella comunicazione da più di 50 anni. Illustrazione, fumetto, pubblicità, televisione, video, internet e ultimamente divulgazione scientifica. Adesso che Meglio io, e questo lo vediamo dopo. Lui è un pro Russia. Quindi abbiamo a che fare con un pensionato mantenuto, preservato bene, diciamo, vediamo. Un pensionato preservato abbastanza bene, perché lui è un bodybuilder che si è scoperto truther. Questo qua. Però il colpo di scena lo vedremo alla fine, ragazzi. Sembra uno così, insomma, che ha capito tutto, eccetera, ma non ha capito, ovviamente. Perché questa è la cosa, ragazzi. Molta della gente che si crede intelligente, infatti, Dio dice: io aprirò gli occhi di quelli mansueti, umili, eccetera, al povero, eccetera, e a quelli che amano i soldi e che si credono intelligenti, eccetera, chiuderò gli occhi. E loro crederanno alla grande favoletta che è uscita nel 2020, no? E loro cosa succede? Si beccano la punizione. Per questo, ragazzi, noi non dobbiamo. Infatti, cos'è? Dopo lo vedremo. Anche lui è un grande odiatore, ma anche cristiano allo stesso tempo. Vediamo. Quindi, questo è un collage che ho fatto io, ragazzi. Mi è sembrato, vedendolo, mi dà proprio l'immagine di il comico di Zelig proprio. Lui qui si crede anche. A Roma noi diciamo sto cazzo, no? E dice addirittura che Platone era intelligente, stava cercando di dirci qualcosa. Ma io ho fatto video su Platone, e specialmente La Repubblica di Platone è un mondo utopico. È il mondo utopico dell'elite, cioè dove non c'è più madre e padre, i figli vengono fatti per la comunità, tutti viviamo in comunismo. Ho fatto anche un video su questo. Scrivete Platone nel mio canale e vedetelo col video. Non so se sta sul vecchio canale su questo, però se non lo trovate è stato il mio BitChute a quel punto. Scrivete Marcel Minga, Platone, su BitChute sicuramente esce. BitChute non ha una ricerca locale sul canale, per dire, dovete fare la ricerca quella globale. E niente, quindi lui pensa, insomma, non si accorge di questi piccoli dettagliucci, insomma, che Platone ovviamente era uno di loro, diciamo, un rettile, ovviamente. E tra l'altro bisogna riflettere il fatto che Platone viene fatto studiare nelle scuole proprio perché ha una mentalità, ci sono nei suoi scritti cose funzionali al sistema. Ok? E il top si raggiunge nella Repubblica. Non che conosco il resto io, però insomma, ricordo insomma che la Repubblica era bella, bello comunista, diciamo. E lui dice di essere un conservativo. Ah, poi devo dire un'altra che ho sbagliato. Io, siccome sono abituato con l'inglese, derogatory in English significa dispregiativo. Non lo sapevo. Io invece derogatorio ho tradotto da coglione, totalmente. Ha ragione Fabio. Così? Fabio Canavese? No, Fabio. È Fabio, era. Paolo Canavese. Sono un ignorante, dovrei ritornare in prima elementare. Quindi adesso ci dice di Platone, un poeta, ragazzi,
Stiamo calmi, questo è un video potentissimo. Un poeta, è stato un pittore, è stato un filosofo, è stato un guerriero, ha fatto le guerre del Polo Pugliese, ah, del Peloponnese, Peloponnese, allora parte della Grecia, ragazzi, qui Google lo traduce male. È stato un politico, quindi un rettile, io credo che sia uno dei pochi geni che hanno illuminato il percorso, illuminato, attenzione, dell'umanità. Insieme a lui metterei Giordano Bruno. Lui mette tutta gente che il sistema, che a Roma c'è la piazza al campo dei fiori, no? Dove c'era la statua di Giordano Bruno, no? E guarda caso ci mette anche Dante, quindi guarda caso tutte cose che promuove il sistema lui li promuove come gente antisistema. Ma come? Ce li fanno studiare da sempre questi. Sono piccoli dettagliucci che purtroppo a un pensionato di 75 anni, cioè, per quanto lui possa essere insomma, conservato abbastanza bene, perché lui è un bodybuilder e ci vende anche libri, tre step, easy step for beginners. Come si dice? Tre easy steps, non lo so. Insomma, comprate il mio libro e diventerete muscolosi come me. Muscolosi nella carne, ma non nella testa. Giovanni. Eat, train, rest, bodybuilding. Oh yeah. Mangia, allenati, riposati, 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 mangia, allenati, riposati. Scusate, ho avuto il mio momento autistico, chiedo scusa, mi succede a volte, facendo ricerca su questi personaggi, ragazzi. Da qualche parte devo uscire questo vomito che ho dentro. Io sono stato anche fotografo, ragazzi, e conosco le foto studiate di un fotografo. Questo è fatto con una lente, con uno zoom. Non entriamo in dettaglio, ragazzi, però questa è una posa voluta, non c'è niente di naturale, di genuino in questa foto, ragazzi, e in questo personaggio, ovviamente. Tutto qui è finto, la posa è finta, lui deve fare come mettiti così, ha detto metti un po' più in là il petto, fallo un po' più gonfio. Respira, 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 respira. Metti il dito così che fa il segno di ok, psicologicamente dà il segno di positività alla pecora. Guarda un po' in basso, perché ti fa sembrare che stai pensando a qualcosa, ai soldi ovviamente. E la mano questa qua, chiudila, perché non la fare così, perché chiudila, gli dà segno di forza. Lui è uno di quelli ragazzi che ci dice che gli ebrei, però quelli cattivi, per fortuna almeno fa questa distinzione, quelli cattivi hanno diretto questo bestiame, chiama lui, il problema di tutti i problemi, praticamente qualsiasi tipo di guerra, lui lo lega sempre, qualsiasi male dell'umanità, lui lo lega sempre agli Ashkenaz. Non diciamo che magari al mio canale qua chiudono le cose, quindi. Lo dice, ecco, ha fatto anche lui il solito libro, La sinagoga di Satana. E le pecore adorano questa roba. Questo ha studiato un marketing, no? La gente compra tanto roba che parla male degli ebrei, no? Perché il sistema stesso vuole che noi odiamo loro. È tutto voluto questo. E soprattutto per la pecora, è come se, un po' come quando danno il politico alle pecore, no? Che la pecora se la prende col politico, tanto il politico si cambia, però indirizzano il loro odio alle pecore, al politico, piuttosto che a loro, ovviamente. Quindi ci metto sti pupazzi. Allo stesso modo, anche se tu, se alla pecora dici, è la colpa degli ebrei, tu stai a posto.
non dovevo dire il nome forse perché menzionare questo nome mi sa che a YouTube non piace. E questo insomma è molto utile al sistema dare dei cattivi, ma gli stessi massoni, ragazzi, è un classico. Sono loro stessi che promuovono tutti questi studi sulla massoneria, eccetera, eccetera. Perché vogliono che il popolo se la prenda con un gruppo, con un fantomatico, e non si vedano loro stessi per quanto sono zozzi. Ricordiamo che lì in alto hanno dato solo ordini, sono stati le pecore come te, che andando a lavoro tutti i giorni hanno mandato avanti l'orrore che abbiamo visto nel 2020. Accendiamo un po' la luce, poco poco, piano piano, come piace a noi. C'è un po' di sgranatura perché il computer sta facendo il massimo che può per tirare fuori un po' di luce in questa giornata buia. Tutto coperto qua. E questo, diciamo, è lui cavalca l'onda del odiamo l'ebreo. Ok? E fa libri dove dice è colpa loro. Ma come cazzo è possibile? Questi sono il 0,1% della popolazione mondiale? E riescono a mandare avanti tutto il 99,9% della popolazione? Non ci sarà un po' di colpa anche in questi stronzi 99,9%? Che praticamente sono quelli che eseguono gli ordini dell'1%? Voglio dire, io non sto dicendo che l'1% sono gli E, B, R, E, I, ok? Non lo sto dicendo, ovviamente, perché lì in alto la loro religione non fa distinzione, cioè tu basta che sei nel club là, diciamo, nel club ci sono gente di tutte le etnie, religioni, eccetera. Ok? Ma a loro ovviamente gli piace perché la gente va molto questo odiare l'ebreo, ok? Quindi lui ha visto un mercato e ci si è buttato. Ricordiamo, lui è un cristiano, ragazzi. Un cristiano con un sorriso smagliante, abbronzatissimo anche a novembre. Cristianissimo, ragazzi, ricordiamo. E muscolosissimo anche. Il grande libro del culturismo, corso completo di bodybuilding. Esercizi, intensità, durata, frequenza, tecniche, sviluppo muscolare specifico, tabelle di allenamento, che è per avere un corpo, un ratto. Dobbiamo avere dei ratti veramente, veramente in salute, ragazzi, perché quando andiamo a fare la spesa con la museruola dobbiamo essere belli, eleganti, con i muscoli ficcati nel culo, i muscoli se non li usi, direbbe qualcuno, non io. E lui è pubblicato dalla Evo, ragazzi, che ha un occhio egizio. Ma saranno un dettagliusci, ragazzi, vediamolo lui col suo sguardo, la sua posa più elegante, più smagliante, più perfetta. Il nostro eroe, ragazzi. Qui vediamo l'oligarchia dell'impero del male, ragazzi. Eccoli qua. Non sono le pecore che ovviamente eseguono gli ordini. No, 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 sono questi qua. Vediamo fra i suoi contatti, ragazzi, tante donne. Oh, peggio disperate, tutte truccate, stratruccate. Guarda che clown, mamma mia. E ah, c'è anche il nostro eroe che abbiamo appena fatto, ragazzi. Quindi la crema della crema fra le sue amicizie. Vediamo adesso l'oligarchia dell'impero del male, ragazzi, sono meno dell'1% della popolazione mondiale. Vogliamo svegliarci per favore? Caso. Rothschild, non eletto, è padrone di tutto il denaro del mondo, caso. Gates, non eletto, decide. Questi che non lo posso dire. Farmaci e cibo, vita e morte per tutto il mondo. Ma chi cazzo decide? Sono i pezzi da merda delle pecore che eseguono gli ordini, che decidono. Questi c'entrano un cazzo. Che cazzo è? Sta piovendo. Con un po' di grandi anche. Soros, organizza bla bla bla, mi sono rotto i coglioni. Andiamo avanti. Una ristretta, nel suo Facebook adesso, una ristretta elite
di non eletti tiene sotto scacco il mondo intero. Questo è il focus dei giorni nostri. Capito? Mica, ma se tutti questi altri sono così buoni e hanno un cervello, perché non si liberano da questi? Sarà che anche questi 99% sono stronzi? E anzi, secondo me, sono i più stronzi. Perché loro mandano solo un ordine. Questi altri stronzi, 99%, eseguono l'ordine. Quindi, giriamo un po' la cosa. Sono le pecore il vero problema qua. Ok? Sentiamo altra perla qua. Si conferma l'origine della madre di Leonardo, una schiava, perché lui ha questa cosa che tutte le persone più intelligenti del mondo sono state okay? Si conferma l'origine della madre di Leonardo, una schiava circassa, più probabilmente giudea, come ebbi a sottolineare 5 anni fa. Lo vedete? Nel saggio Benvenuti all'Inferno. Questa linea di sangue, come molti sanno, è matrilineare. D'altronde un simile genio non poteva essere un goi, cioè una bestia, cioè noi che non siamo ebrei. Da vomitare, ragazzi, da vomitare. E caro Facebook, le tue regole del caso le devi scordare, qui sei in Italia e vige la Costituzione italiana, diritto di opinione. Questo è il ratto che fa tutto il duro, no? Che cazzo è il ratto? Sei nella mia gabbia e ti faccio fare quello che voglio io. Lo pegano ogni tanto, si crede. Su Facebook, no? Mettono queste cose su Facebook, e quando si tratta di fare qualcosa fanno un cazzo. Ovviamente. Fanno i due su Facebook, infatti il rete li fa sfogare sui social i ratti. E là, fanno un po' i duri con i follower. Cioè, sono duro, guarda come parlo male di Facebook. Poveracci, mamma mia. Ma sentiamo un po' di perle sue, ragazzi. Lui è, insomma, come ho detto, gli ebrei sono il male del mondo. Sentiamo un po' di perle, 2 minuti di perle, ragazzi. Hanno quasi completamente distrutto l'impero americano, che ormai è sull'orlo della guerra. Loro, sono sempre gli ebrei. Cioè, praticamente lui fa tutta una storia, dalla Babilonia, e loro distruggono la Babilonia, distruggono qua, poi risalgono a Roma, distruggono l'Europa, poi vanno in America, distruggono l'America, poi sentiamo. È un livello demenziale, fanno l'ultimo balzo, quello attuale, sono già in Cina, perché l'impero cinese sarà il prossimo impero che dominerà il mondo. E in questo loro viaggio, che vedete, fanno sempre verso ovest, perché loro hanno la teoria del serpente, dice, quando il serpente avrà fatto il giro del mondo, si sarà avvolto su tutto il mondo, sorgerà l'iperimpero e noi finalmente domineremo su tutta l'umanità. Cos'è che gli impedisce di finire il loro viaggio, che dovrà finire a Gerusalemme, tra l'altro, che diventerà la capitale poi del mondo? La Russia. C'è la Russia, che negli ultimi secoli più volte ha provato a sottomettere e non ci sono mai riusciti. Io parto da Napoleone, fa la campagna di Russia e non ci riesce. Prima guerra mondiale, non ci riescono i tedeschi. Rivoluzione bolscevica, non ci riescono Trotsky e Lenin. Poi gli mette dentro Gorbaciov, Yeltsin, che la distruggono dall'interno e fanno crollare l'Unione Sovietica, cade il muro di Berlino. Gorbaciov e Yeltsin danno tutto l'asset industriale ai famosi oligarchi russi, che in realtà sono schenaziti quasi tutti, che si prendono tutte le ricchezze della Russia. Poi viene fuori questo personaggio ambiguo che si chiama Putin, che viene dal KGB e non si sa bene che intenzioni abbia. Però Putin intelligentemente fa un discorso, al di là di quelli economici e militari, ricrea una coscienza cristiana. Perché la Russia è sempre rimasta cristiana, anche se questo comunismo. Ha una fede, quella popolazione, incredibile. E lui... Oh, che bello! Siamo arrivati... fermalo. Quello lo vediamo dopo. Siamo arrivati in tempo, ho portato un po' la brace, così non abbiamo più freddo. Ah, questo lo vediamo dopo, questa è la chicca finale, ragazzi. Bellissimo. Avete imparato un po' di cose, immagino, no? Spero che non avete vomitato molto. Qui sta grandinando. Ah, andiamo avanti qua. Che dice qua? La perla finale va vista, ragazzi. Aspettate che tanto faccio subito. La scarsa capacità cognitiva delle prestitute nostrane
confonde i confini storici russi citati da Putin con l'impero zarista. La Russia nasce a Kiev, l'alto medioevo, e comprende la Russia appunto di Bielorussia e Ucraina. Il cristianesimo, che questo popolo mutuò da Costantinopoli, gli ha consentito di resistere a secoli di attacchi da parte dei satanisti Ashkenazi, okay? I falsi ebrei, adoratori di Baal, che mandando Cristo alla croce pensavano di essersi sbarazzati di lui. Lui è un grande cristiano, ragazzi, però dice, insomma, secondo lui la Russia è quella buona che sta resistendo al male, ragazzi. Quindi per questa gente ancora non capiscono che sia Russia. Infatti ve lo faccio vedere subito, ragazzi, che l'ho voluto fare da tempo, questo mi scordavo sempre. Vediamo se riesco a trovarla al volo. Questa immagine, tra l'altro, ce l'ho anche nel mio drive, però meglio non farlo vedere adesso, magari potrebbe uscire qualcosa che non... Vediamo se funziona internet o meno. Abbiamo problemi con internet. Vediamo se riesco a... Bush, Putin, Nasso, Sonic Vest. Vediamo. Ecco, ragazzi, quando i mongoloidi vi dicono, vi parlano di divisione fra russi, l'Occidente, l'Oriente, la Russia contro l'America, fategli vedere questa foto. Ai mongoloidi che vi fanno, vi dicono che loro non sono amici uno con l'altro, quello che ho sempre detto. Cosa c'è qua, Pegola? È un compasso, Pegola, con la squadra. Questi sono tutti amici e ridono di voi, mongoloidi. Putin è un attore. Siete mongoloidi, purtroppo. Non capite che spente le telecamere, questi sono tutti amici. Sono degli attori pagati. Ok. Se qualcuno avesse dubbi. Bush, Putin and China's president, quando questi erano i presidenti, photo taken in a secret Grand Lodge meeting, foto presa in una loggia segreta, sono tutti nello stesso club, prendono comandi da un unico signore, diciamo, fanno finta di essere nemici perché questo li tiene in potere. Così possono fare, perché se tu dici all'altro, no? Cioè, se l'Occidente dice ai russi, oh, fate finta che mi buttate qualche bomba, qualche cosa, così posso reprimere ancora di più i miei schiavi qua, e loro lo fanno. È un ottimo, ma purtroppo, siccome non c'è più cervello, la gente va a seguire questi cazzoni qua. Dove sta il pensionato di 75enne? Fammi chiudere internet, perché diventa veramente lentissimo. La telecamera. E voi seguite questi qua, che cazzo vedete voi? Vi siete senza cervello, purtroppo. Cazzo, abbiamo lasciato, porca troia. Qua abbiamo fatto questo, no? Quindi lui dice, il cristianesimo che questo popolo mutuò da Costantinopoli gli ha consentito di resistere a secoli di attacchi. Poveracci. Che poveracci che siete, mamma mia. C'è speranza veramente, ragazzi. Guerra impero atlantico versus Russia in Ucraina. Come sempre nella storia l'Italia si è schierata dalla parte sbagliata. Ma quale parte sbagliata, Pegola? Tutto va come deve andare. Non si sta sbagliando niente. Tutto sta andando come è voluto dall'altro. L'Italia non sta sbagliando niente. E poi mi fanno ridere quando dicono, ma da altre parti vanno meglio le cose qui in Italia. In Italia vanno le cose così perché così devono andare. Così va trattato questo popolo qua per motivi che noi nemmeno sappiamo. Ma non è che c'è un qualcosa che ce l'hanno con gli italiani per qualche motivo. Così deve andare perché così deve andare, no? E poi ci sono questi qua che vi dicono, l'Italia è già schierata dalla parte sbagliata, come sempre. Ma che cazzo dici?
Loro non sbagliano mai le parti. Chi controlla l'Italia sta eseguendo un ordine ed è perfetto, non sta sbagliando. Proprio da schifo, non ho parole veramente. Qui sta giornata veramente una rottura di coglioni, dove sta sempre qui a aggiustare la luce qua, perché veramente esce il sole, se ne va il sole. Ma ringraziamo il Retti che ancora ci dà la possibilità di sentire il sole, ragazzi. Verranno tempi che magari staremo in qualche buco da qualche parte. Che cazzo ne so. Perché il nemico dell'Occidente, Putin, farà qualcosa. Questa qua era lunghissima, ragazzi, ma me la sono presa tutta questa. Un articolo bellissimo, mamma mia, che rottura di coglioni sta roba, questo programma. Qui dà un consiglio ai maschi, ragazzi, all'uomo, di come trovare la giusta femmina, no, non donna, la femmina, come se fosse una bestia. Se credete ancora nella famiglia e volete figli forti e sani, figli forti e sani, allora siamo. Volete figli forti e sani? Ingravidate una femmina, come se fosse una bestia. Adolescente con la figa che sa ancora di pulito. E non è slabbrata e puzzolente come quelle che troppi cazzi che si sono prese. Gli ovociti giovani saranno ancora integri, nasceranno figli senza difetti. Aspetta, io devo segnare così mentre. Figli senza difetti, ok? Lo metto come segno così non mi perdo. La futura madre sarà nel pieno dell'energia necessaria all'allevamento delle prole. Sceglietela dolce, remissiva e moralmente sana. Sarà madre perfetta. Oltre la libidine del primo momento, la passione velocemente passa e la natura del maschio fa il suo corso, razionalmente scegliete la consorte tra donne che hanno i vostri stessi interessi e valori, avrete garanzia di un matrimonio che dura nel tempo. Evitate le sciagurate che sono state promiscue prima di voi, perché promiscue resteranno anche dopo e rischierete di trovarvi figli di ignota provenienza. Se volete che il maschio nasca tale, con tanto di attributi fisici e cognitivi adeguati, non arcobaleno, per intendersi. Evitate la soia alla puerpera, anche quella inserita a tradimento nella catena alimentare. Nutrite la prole di latte materno e poi di carne e verdura, il cibo specifico umano che garantisce perfetto sviluppo e piena salute. Educateli voi, già dai primissimi anni, senza delegare la loro formazione alla miserabile propaganda delle scuole di Stato. Ok, qui sono d'accordo. Però il problema è che non lo puoi fare. Vi ricordo questo piccolo dettagliuccio. Evitate la pubblica istruzione e fateli studiare dai gesuiti. Non so se sta scherzando, qua sto dicendo sul serio. La sanno più lunga di voi. Ragazzi, spiegatemi voi. Scrivetemi nei commenti. Cosa intende qua quando dice fateli studiare dai gesuiti? È una battuta o cosa? Siate presenti in famiglia perché i figli divengono adulti solo se hanno ambedue i modelli, uomo e donna, contemporaneamente presenti cui fare riferimento per il ruolo futuro nella vita adulta. Nella malaugurata ipotesi che il matrimonio non regga, fino a 6-7 anni i figli restino con la madre, ma successivamente il figlio maschio vada a vivere col padre. Come può un maschio divenire uomo se convive con una donna? Se questo non è possibile, meglio mandarlo all'accademia militare. Gli formerà carattere e virilità e lo addestrerà all'uso delle armi. A 18 anni un calcio in culo e via di casa. La vita è loro e devono farsi la propria famiglia. Non a caso queste frasi, chiamate maturità, queste. Vabbè, su questo sono d'accordo, nel senso che non bisogna tenerle molto mosce, e qui ti metto non devo usare nessuna
Non posso parlare quando si tratta di donne, ragazzi, perché sono, devo essere un... Basta, non posso dire niente, ragazzi. Niente, non posso dire niente, ragazzi. Niente. Però questa è la femmina di cui parlavamo prima. Ok. No, che cazzo è successo? No, per favore, un attimo. No, si è chiuso anteprima, ragazzi. Sapete cosa significa ciò, ragazzi? Che ci tocca tornare così a fare manualmente, porca puttana. Ah, no, 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 porca torna, non mi rivelare le cose. Ecco, siamo arrivati qua. E niente, andiamo avanti. Quanto ci manchi, Ronnie? Ha fatto un post dove dice quanto ci manca Ronnie. Questo mostro qua gli manca. Oh, signore. Non vi siete ancora resi conto che il mondo intero, stati compresi, è nelle mani degli usurai? Non vi siete resi conto? È tutta colpa loro, cazzo! È tutta colpa loro! Vediamo la fine, ragazzi. Ci siamo arrivati, eh? Alla fine. Vedrete di chi è veramente la colpa. A 2 mesi dalla sua uscita, Adele, sinagoga di Satana, resiste eroicamente al vertice della classifica bestseller in antropologia, alla pari con l'Ashkenazita di Davos, Naho Harari, e col mostro sacro dell'antropologia contemporanea, anch'esso Ashkenazita, Jared Diamond. Ci sarà un caso che il suo libro sta lì in alto? Ma ragazzi, ma di che cazzo? Sarà che il sistema vuole che si parli di queste minchiate? No. Cosa vai a pensare? Scusa. Poi, siccome ho visto che lui aveva una croce, addirittura fa post dove sembra di essere un cristiano, ho visto questo post molto, un po'. Allora, perché dice, chissà quale scopo aveva in mente la natura quando ha dato alle donne l'utero e le tette? Sì, bel posto e tutto, ma perché hai messo natura invece di Dio? Voglio dire, qua mi sembri abbastanza cristiano. Solo Cristo può sconfiggere Satana scatenato. Inutile vi facciate illusioni. Ricordiamoci questo posto, ragazzi, perché sarà utile anche dopo. Mi sta schioppettando la brace qua, ragazzi. Mi ha messo la brace, mi è uscito il sole, porca, sto scoppiato, sto sudato. È incredibile. Da notare anche questa foto. Perché ci doveva essere il riflesso quando fai questa foto? Perché c'è la croce capovolta sotto. Ragazzi, questi vi mandano messaggi, ma purtroppo non sono casuali queste foto così, ragazzi. E qui veniamo alla crema del soggetto, ragazzi. Lui crede ciecamente che ci sia effettivamente un qualcosa chiamato Cogliona 19, ok? E ecco come poteva essere salvato il 99% dei pazienti ammalati di cogliona. Salvato da cosa? Non posso parlare, ragazzi. Ma questo è il top. Perché secondo me, gente come noi, che sta ancora insieme. Dove sta gente come noi, ragazzi? Dove sta. Ecco, gente come questa, ragazzi. Gente come, ricordo, questa. Gente come questa, ragazzi. Dio gli chiude gli occhi. E loro credono alle menzogne. E si vanno a punire poi. È il tempo di essere puniti, ragazzi. Ci andranno con i loro piedi. La loro testa non funziona più. Dio gli ha chiuso gli occhi. E loro credono a queste minchiate qua, ragazzi. Ok? Dice, ecco come si potevano salvare. Sì, si potevano salvare. Basta che nella loro testa loro non credevano. No, non posso parlare, ragazzi. Basta che non andavano in quei posti dove ci sono quelli in camice bianco. Diciamo solo questo, non posso dire di più, ragazzi. E ci si salvava dal coglione. Era semplice, ragazzi. Lui invece, qui c'è tutto uno studio su come si tratta uno infettato, eccetera, eccetera. Non posso parlare, ragazzi. Cercate di capirmi. È stato dal parrucchino
che diciamo siamo sullo stesso livello, uno che fa attenzione all'aspetto che fa queste foto così, diciamo, ragazzi, col petto di fuori così e la croce in vista così. E è allo stesso livello di uno che cambia i capelli, si mette la parrucca, diciamo, no? Quindi siamo allo stesso livello. Questo pelo così bianco 75 anni è molto sospetto, non vorrei dire niente. Andiamo avanti. Qui invece fa vedere benissimo i suoi 75 anni, insomma, questa è una foto non da studio, purtroppo ha fatto la cazzata di farsi la foto così normale, senza le luci, eccetera, eccetera, e esce fuori il pensionato che è, diciamo. Che? Il pensionato, ricordo ragazzi, che non è un dispregiativo, però per gente come questa, che hanno il terrore della vecchiaia, chiamarli vecchi è una cosa negativa. Qui ha fatto anche un libro dove dice ai ratti, sull'educazione, quindi fit for fight, devi essere in forma per combattere, dice. Costruiamo la perfetta macchina da guerra, il ratto. Il ratto, ragazzi, che va a fare la spesa con la museruola. L'educazione olistica del guerriero, imparerai come se mi dai solo 14,90 euro nei migliori bookstore di Satana, imparerai come si sono edificati gli imperi, come si difende la libertà, i valori sacri dell'umanità, il coraggio e la determinazione. In 86 pagine dense di fatti e di verità. La storia degli eserciti più efficienti. Che cazzo ci fa la pecora con questa conoscenza? È una schiava. Che cazzo ci può fare? Quindi, la storia degli eserciti più efficienti è rispettati l'analisi di obiettivi, tattiche e strategie da adottare. Ma possiamo mai capire se era tutta una messa in scena gli eserciti che si contrapponevano uno con l'altro? Se è il rettile che mette in scena tutti questi eventi del mondo. Come possiamo capire che la tattica che ha usato un esercito sia stata veramente ottimale quando... A parte che noi non siamo nati, noi non facciamo più nemmeno il militare ormai, ragazzi. Noi siamo bestiame ormai, morto, che sta per essere fatto fuori tra poco. Quindi... Però ci sono pecore che sognano e comprano questa roba, non si sa per che cosa. Ecco gli eserciti più efficienti e rispettati, l'analisi di obiettivi, tattiche e strategie da adottare. Oh, importantissimo, una pecora che sta lì con i popcorn a casa a fancazzo, dietro al nickname. Mamma mia. Tabelle illustrate di allenamento, piani nutrizionali, lo speciale Silver Warriors, il libro che farà di te un vero ratto, uomo. Bellissimo, bellissimo. Commedia pura. In Italia ricordiamo che non è nemmeno concepibile difenderti con quei pezzi di ferro. Quindi. Esercitazione basta su una... Ah, ecco, qui ci dice, non posso leggere, ragazzi, che praticamente è venuto dal laboratorio, dalla Cina, eccetera, eccetera. Solita roba, ragazzi. Lui ci crede, ovviamente, perché è cieco. Questo è il vostro truth, ragazzi. Crede nel nemico invisibile. Finché la vostra rabbia non maturerà in odio allo stato puro, non usciremo dalla trappola. Firmato il cristiano, l'ho aggiunto io. Ok, lui ci dice di essere cristiano, la Bibbia e Cristo ci dice che non dovresti nemmeno odiare, così pensare di odiare uno. Cioè, capito? Non fargli male, c'è cioè, da pure dirgli l'odio che hai. Ma nemmeno pensarlo. È così, eh? Questo era un cristiano. Effettivamente stavamo discutendo con Mario questa cosa qua, in luce anche dell'ultimo video che ha fatto Mario, che vi consiglio di vedere, che però non sono d'accordo, ragazzi. Vediamo un po'. Perché Mario, soprattutto Mario, diciamo che è un cristiano, non dovrebbe dire quelle cose. Anche perché Mario, come ho detto anche nel commento, se noi dobbiamo andare a mettere le taglie per far fuori questi che vediamo in TV,
loro hanno dato solo ordine alle pecore, hanno solo programmato le pecore. Chi è che ha eseguito quel programma poi sono state le pecore? Noi tutti, obbedendo, rispettando gli ordini, andando semplicemente al lavoro, abbiamo dato vita all'orrore, agli ordini, a quello che avevano in testa loro. Noi gli abbiamo dato vita. Loro non sapevano, ma sicuramente sapevano che sarebbe funzionato, però chi ha dato vita a quella roba, una chiave fondamentale del tutto, erano le pecore. E noi abbiamo dato vita al loro piano. Quindi per questo forse ha ragione la Bibbia, insomma, quando dice che, insomma, ragazzi, questa vita è breve, non ammazziamo, ragazzi, non sporchiamoci le mani, ragazzi. E soprattutto in questo caso, quando il sistema non vede l'ora che noi facciamo qualcosa di stupido, e il popolo, che già è mostruosamente schifoso, la pecora, no? Sarà ancora di più con loro e odierà di più noi che siamo contro. Ma di nuovo, ragazzi, anch'io penso che... però il cristiano, per dire, non potrà mai pensare di attaccare, al massimo difendersi. Cioè, noi siamo prede, ragazzi, non c'è un cazzo da fare. Il massimo che possiamo fare è difenderci. È duro da accettare sta cosa. Io posso accettare, per dire, una difesa, ma andare ad ammazzare non ci riesco, non penso che sia giusto. Perché se inizi con... praticamente non finiresti mai a quel punto. Non finiresti mai di uccidere. Perché qui, minchia, tutti sono colpevoli. A quel punto ammazzi tutti e resti solo te sulla terra. Se stai lì a vederla in quel modo. Comunque, andiamo avanti, abbiamo quasi finito. Ci manca la perla finale, ragazzi. Ecco, qui ci dice che... Nel video che sto per mettervi adesso, lui fa vedere che, guardate, io sono diventato... positivo al coglione, dice, però questi sono il mio stato di salute, dice. Test di idoneità: 3 km di corsa in 15 minuti, 100 sit-up, 100 flessioni sulle braccia, pressione 80, 125, 65 battiti. Porca tre, come si spacca il vetro della finestra, come già ho spaccato se metto troppo vicino la braccia. Questi sono i problemi di un... di uno che vive così in montagna. E 60 battiti a riposo, nessuna patologia pregressa o in atto, grasso corporeo 5%, test ematici perfetti, non rilevata infiammazione sistemica. Insomma, un esemplare perfetto, ragazzi. Un pensionato come non si sono... Ma questa sarà una foto che ha fatto a 60 anni questo, ragazzi. La vera foto l'abbiamo vista lì quando... Questo è lui oggi, ragazzi. Anzi, un anno fa, quindi sarà diventato ancora... Cosa che non c'è niente di male, dico, con la vecchiaia, ragazzi. Però, insomma, mi fanno vomitare quando cercano di colorare i capelli, di farsi muscolosi. Ma lascia aperto, no? Ma questo è un segno che dovreste vedere, no? Quando una persona è così attaccata alla parte esteriore, come il parrucchino, anche qua, state lontani! Guarda, quando uno fa questa posa così, con questi capelli finti che ha, e sappiamo che sono finti, scappate, ma voi siete morti, purtroppo. E poi ripetete i mostri che vedete in TV, che vi dicono bisogna essere tutti puntuali, tutti perfetti, laccati, perfetti, elegantissimi, giacca e cravatta, tutti lucidati, abbronzati, nessun capello bianco, cazzo. E che cazzo vi devo dire? Andate, fatevi belli così, ammazzate, io. Correte. Ecco qua il nostro eroe. Adesso ho messo questo screenshot, ragazzi. Ci sono, ecco, questa risata, ragazzi, questi denti così mi ricordano certe caricature che adesso non posso mettere, di vignette così satiriche. Questa è proprio una faccia, proprio sembra Cevoli, quello là, il sindaco, quello che... fatti un pugnetto, cazzo. Ma sentiamo questa perla, ragazzi, così per chiudere in bellezza. Questo ci fa vedere come questo vostro grande truther crede ovviamente nel coglione. Sentiamo.
ovviamente non vaccinato. Conoscete tutti la mia opinione in proposito. Attenzione, mandiamolo un po' più veloce perché non si può. Almeno uno e mezzo, dai. In Italia per alcune faccende da sbrigare. Sono venuto in Italia per alcune faccende da sbrigare. Quindi vediamo tutte le minchiate, il tampone, immagino che avrò fatto. E sarà pure super vaccinculato, immagino. Se i precedenti a quei dati, era scontato che sarebbe stato un viaggio a rischio. Per questo mi ero prevenuto prima della partenza. A futura memoria di un possibile esito infausto, avevo anche postato notizie e immagini del mio perfetto stato di forma e della mia salute. Le modalità dell'infezione sono state quantomeno insolite. Lasciate che le sottolinei. Sono partito a fine gennaio, subito dopo un allenamento a tutto fuoco nella palestra dell'albergo, con un test Covid negativo fatto 2 ore prima dell'imbarco. 20 ore complessive di viaggio sono passate nel massimo conforto e perfetto benessere. All'arrivo di Nate, era oramai mezzanotte, non potendo viaggiare in treno e non potendo neppure alloggiare in albergo, ho noleggiato un'automobile. Ho guidato per 4 ore nel cuore della notte, sotto una pioggia battente, senza un minimo cedimento di energia o un colpo di sonno. Si va di bene che ho 75 anni e la maggior parte dei miei coetanei ha già un piede nella fossa. Unico conforto, un caffè in una stazione di servizio, servito all'aperto perché non mi hanno fatto entrare neppure per pisciare. E ho pisciato davanti all'ingresso, se lo sono meritato. Alle 4 di mattina, appena a casa, ho controllato che l'abitazione fosse a posto, riporto gli indumenti più del carro, ho fatto la doccia, controllato le mail e sono andato a letto. Un sonno popolato di incubi. Il mio angelo custode mi stava mettendo in guardia. Al mattino seguente già i primi segnali, che vivendo in stato di costante benessere so interpretare alla perfezione. Dolore di articolari, sensazione di qualcosa di alieno che ti scorre nel sangue, via via segna. Il quadro si è aggravato durante il giorno. Alla sera era salita una leggera febbricola, tanto che positivo al Covid. Mi sono messo in isolamento. Solo 36 ore di incubazione, alquanto il solito. Anche se Omicron è di gamba più svelta, più del cugino Delta. Faceva test non solo il tampone negativo alla partenza, ma anche la mia condizione di benessere fino a quel momento eccellente. Non mi sono preoccupato, ma sapevo che dovevo stare alla larga dagli ospedali per non fare la fine di Franco Trinca e degli altri coraggiosi che sapete. Ho iniziato con l'autoprescrizione di idrossiclorochina, che porto sempre con me come antivirale, di aspirina per contenere l'infiammazione e di acido ascorbico, 2 grammi ogni 2-3 ore a saturazione. C'è stato un temporaneo miglioramento e la discesa della febbre. Poi l'infiammazione ha preso campo, la febbre è salita, la saturazione dell'ossigeno iniziava a calare. Sono al centro di una rete di medici intelligenti, non complici del sistema, che mi hanno assistito. Cortisonici e antibiotici per una quindicina di giorni, lottando con la febbre sempre più alta e la saturazione che pericolosamente si avvicinava a 90. Per almeno 10 giorni ho mantenuto forza e massa muscolare, mi allenavo regolarmente con i pochi attrezzi che ho in casa. Ho scritto alcuni capitoli del libro e fatto un paio di video. Successivamente non è stato più possibile, riuscivo solo a mangiare e fare lunghe dormite in stato comatoso. Finalmente il lento recupero e la negativizzazione, sempre animato dalla determinazione di non cadere nel mattatoio degli ospedali dove ti sopprimono con l'intubazione. Mi permetto di segnalare alcuni aspetti significativi di questa esperienza. La conseguenza più orribile di questo virus è l'infiammazione che produce l'intero organismo, che ti consuma da dentro. Pur non essendo, grazie a Evo Diet, infiammato, ne ho sofferto così tanto da pensare che se colpisce un obeso o un diabetico, questo non ha scampo. Era fortissima, a carico soprattutto dei muscoli e delle articolazioni, qualche volta quasi insostenibile. Avevo la percezione molto forte che l'infezione viaggiasse non solo nel sangue, ma anche lungo le fibre nervose, come è tipico del virus erpetico. Avevo mantenuto l'olfatto e perduto solo parzialmente il gusto. Questo mi consentiva di consumare i miei abituali 800 grammi di carne e 6 uova al giorno, più naturalmente frutta e verdura. Tuttavia il metabolismo viaggiava a 1000. In 15 giorni avevo perso almeno 4 kg di muscolo e 5 grasso corporeo. Ero già molto tirato alla partenza, come si può vedere dalle foto. La pelle cadeva su arti ridotti a fuscelli. Più che sarcopenico, sembravo catettico all'ultimo stadio di un tumore. Per tamponare questa situazione estrema, ho aumentato la dieta di almeno 1000 calorie al giorno, wow. Soprattutto biscotti, focacce, salumi e schifezze varie. Così ho fermato il catabolismo.
A livello neurologico, sperimentavo perdita di memoria ed estrema difficoltà di concentrazione. Alzheimer! Mi sono portato dietro anche nei due mesi successivi, durante il cosiddetto long COVID. Finalmente ho percepito che la bestia era stata sconfitta e il tampone negativo lo ha confermato. Si è tamponato! A 3 mesi di distanza ho recuperato muscoli, forza e resistenza, i polmoni ne sono stati compromessi. Ma sono sempre più convinto che la forma virale con la quale mi hanno infettato, sottolineo, mi hanno infettato, fosse la più feroce si potesse trovare. E solo la mia salute, le mie conoscenze, la mia previdenza e i medici amici mi hanno salvato. La lezione da trarre è una sola. State sempre allerta, col piano B sempre in tasca, perché a settembre ricomincerà la solfa. State sempre sani ed efficienti con EvoDiet per sostenere ogni possibile nuova infezione. EvoDiet è la sua dieta che vende alla pecora. I nostri mandriani ashkenaziti hanno mezzi... I nostri mandriani ashkenaziti... ...incommensurabili. Ci odiano, ci disprezzano. Sono animati da ferocia implacabile. Non contate sulla loro pietà e siate sempre pronti a combattere. Un caro saluto e un abbraccio. Bestie. Bestie. Un caro saluto e un abbraccio. Bestie. Mi chiamo pure bestie. Qui sono d'accordo con lui, però... E però insomma, diciamo, possiamo chiudere qua, ragazzi, abbiamo vomitato abbastanza. Alla prossima.